Hello everyone, sto in ritardo, come sempre. È sabato, sto per vedermi con un amico e dovevo uscire 15 minuti fa. È che ieri sono andata a un'izakaya con degli amici e ho fatto le 3 di notte e c'ho un sacco di sonno arretrato, perché per qualche motivo ogni volta che sono in Giappone, sempre, anche se vivo qui stabilmente, dormo poco. C'ho troppe cose da fare, troppi stimoli. Devo svegliare, non ho nemmeno fatto colazione. Ho mangiato un pezzetto di maroon pan. Che corsa, sono in stazione e ho anche avuto il tempo, perché mentre aspettavo il treno diretto, di prendermi un caffè. Ma non posso bermelo perché in treno non si mangia, non si beve, mentre si cammina non si mangia, non si... Si beve forse il caffè mentre si cammina, è vero. Ma adesso non c'ho tempo e in treno sicuramente no. Metro numero 3. In realtà la metro a Tokyo, tranne in alcune stazioni, ok, che è molto difficile, non è difficile da capire, abbastanza intuitiva. All'inizio certo mi perdevo perché è enorme, davvero enorme, però adesso non mi perdo più. L'unica cosa che è un po' difficile è quando arrivi in una stazione dove ci sono tipo 30 uscite, non ci sono neanche in Giappone i nomi delle vie, è difficile incontrarti con i tuoi amici, quindi devi beccare proprio l'uscita giusta. Quindi se ti dicono devi uscire all'uscita B30, tu devi trovare l'uscita B30, altrimenti gli amici non li trovi più. Mi sono incontrata con i miei amici Pal, che è Paul, e Haruka. La cosa fighissima del Giappone è che io ho detto a Pal, io ho preso tipo 3 treni, gli ho detto guarda che sto arrivando, prendo questo treno, e lui e lei, la fidanzata, si sono fatti trovare proprio esattamente nel mio vagone. Cioè tu gli dici il treno di questo minuto e questo secondo, il secondo no, il minuto sì, questo vagone, sono entrati nel mio vagone e ci siamo incontrati, è bellissimo. Non so dove stiamo andando perché lui ieri mi ha detto vuoi uscire, io ho fatto sì, e lui mi ha detto ci vediamo qui, e io in realtà non mi sono neanche informata, perché per me la cosa più importante, comunque Tokyo la conosco molto bene, non è tanto tipo fare questa cosa precisa, ho fatto tante cose a Tokyo, è stare con le persone che mi piacciono, possibilmente vedere qualcosa di nuovo, e questo è nuovo. A quanto pare ha detto Pal che ci sono in questo posto 5 tipi diversi di golf. Cioè, ma il golf non è uno. Questo me lo porterò dietro tutto il giorno, perché in Giappone non ci sono cassonetti. So, ground golf, I guess that's normal. Disc golf, never heard. Putter golf, no idea. Shuffleboard, mallet. Garden golf, petanque, free tennis. Alright. Praticamente questo parco gigante, ed è davvero grosso perché c'è, sta di qua giù dall'altra parte, è tutto un parco dedicato agli sport, quindi c'è tipo piscina, campi da tennis, però in maniera libera. Tipo questo è un pratone, e c'ho paura che mi arrivi prima o poi una palla in testa, perché c'è, vedo gente che gioca tipo con la mazza da baseball, fanno pratica. C'è il prato, che penso sia sintetico, però non lo so, non lo riesco a capire. È carino che comunque la città metta a disposizione una cosa del genere. Mi salutano. Ancora ieta. We just got the discs. Have you ever played disc golf? Yeah. Have you? Yeah, but this is my first time. Me too. I didn't even know it existed until like 2 days ago. So apparently you start from here and you have to go... Oh! Like over there! You can't even see it! So far! So far! E sono appena arrivati tipo dei tizi che hanno i loro dischi professionali che ci guardano, cioè... Ma io non so tirare così... Haruka ha appena tirato sull'albero! Mi sa che c'è speranza! Take some distance and step forward and try and like throw it straight, not up. Straight? Yeah. It's gonna be so bad! It's gonna be so... Yeah. Oh! It's not that bad. Il mio secondo tentativo è finito. Praticamente funziona, che una volta che tu tiri, come nel golf, poi dopo devi tirare da dove è. La cosa figa di questo posto è che oltre ad essere enorme e ad offrire tanto, puoi anche noleggiare quello che ti serve, quindi tipo i dischi, le mazze da golf, per un prezzo davvero, non so, 1 euro all'ora, a persona, quindi anche se hai una famiglia, puoi passare benissimo un intero pomeriggio, anzi direi tanti pomeriggi, divertendoti. Ragazzi, abbiamo finito, we just got done, and I won!
She cheated. I didn't. I won. No, she's so cute. I won. Non ricordo l'ultima volta in cui ho giocato a mini golf, se ci ho giocato. Probabilmente sì, probabilmente una volta, ma ero molto piccola. I think I need a tutorial. I have to do some stuff. Bend my knee, straighten my back. Like pretty much a blue mic. And straight arms. I tried. Tokyo è una città che davvero offre tanto ai suoi cittadini, oltre che ai turisti, ed è una città che effettivamente non si smette mai di esplorare, c'è sempre qualcosa di nuovo. Time to do the math. So now it all comes to the stars. How many stars do you have? Zero stars. I have two. I won. She cheated. No, I didn't. Just in case one was not enough, I mean, they put four. Oh, I should have gotten the chill out. What's the chill out? Perfect drink for you. What is it? Relaxation drink. What's a relaxation drink? What the fuck? Hemp seed. Am I gonna get high? I got it. We're gonna get high in Japan with chill out drink. I already know I'm not gonna like it. No, I like it. It tastes like weed. It's like a weed drink. Dopo il parco abbiamo deciso di farci una passeggiata, una mezz'oretta, per andare in un quartiere un po' più nuovo, anche un po' più ricco, diciamo che è una parte che hanno rinnovato della città, a berci e mangiarci qualcosina. Paru, do you know that famous Japanese question, like, would you rather eat shit that tastes like curry or curry that tastes like shit? Curry that tastes like shit? Yeah, I'd rather eat curry that tastes like shit, because if I know that it's shit, even though it tastes like curry, I'm gonna throw up. I don't want to choose, but I have to. don't tell me about that. I don't know about that. Oh, right. It's just curry, right? Yeah, if you don't know, then of course, but you know. I don't want to know. Ci siamo seduti per mangiare un boccone e Pal mi stava facendo notare che in realtà a Tokyo, è vero, io non ci ho mai fatto caso, però perché lui li ama, non c'è la parte fuori per la strada dei locali. Adesso siamo fuori all'aperto e lui è tipo, wow, che bello, sono così contento perché io lo adoro. Io non ci faccio tantissimo caso. Dice, a Tokyo non ci sono, soprattutto in Tokyo centrale, perché non c'è spazio. Invece qui, che è una zona nuova che hanno appena rifatto, l'hanno messo in programma. Devo dormire. Ci siamo presi un caffè, un'insalata verde con couscous e avocado e tre ravioli. Erano letteralmente tre, io non li ho assaggiati però, non so se fossero buoni. E poi ci siamo andati a fare una passeggiata per il centro commerciale. Dopodiché vi ho salutati perché avevo dei piani per la serata. Bye bye, thank you so much for today. What's that? You're not weird at all. Tell me I'm the one you want. Ci sono arrivata a Sagadano Baba, che sto con il mio amico Bu Akibu in realtà, Bu San. E adesso mi sa che ci andiamo a mangiare qualcosa. Say hi! Hi! Where are you from? I'm from Japan, in Yokohama. Yokohama is super cool. Nani tapetai? Soba, wakon. I'm eating lunch, today sushi. I like natto. Me too, I like natto too. Alla fine abbiamo deciso di comprare, e non so se lo sapete, se mi seguite o se mi seguivate, sicuramente lo sapete, ma in Giappone al supermercato c'è una vasta scelta di cibi, di pasti già preparati, freschi però super economici, a tal punto che praticamente cucinare a Tokyo non conviene tanto a livello di prezzo e sicuramente neanche a livello di tempo, quindi ci sono tante persone che non cucinano. Mase. Mix. Yes, mix. Vai. E qui, senza una spiegazione, passiamo al giorno dopo. È che io faccio delle cose e le filmo, e poi uno ve le voglio far vedere e due le voglio mettere in un vlog, perché anche io così me le ricordo in futuro quando guardo il vlog. E vabbè, ecco qui. Perché vengo sempre a mangiare il soba che non sono capace? Tempura. Tempura è che è lì, tempura. I'm hungry. It's like 5 p.m. Oishiso. Yeah. Oishiso, because I'm not gonna sleep that. Everybody can slurp except me. State per assistere a quanto io, in effetti, riesco a mangiare. Dopo soba e tempura, sono riuscita ad andare da Shake Shack per farmi un frullato, che appunto era una bomba. Poi ho salutato Akibu e sono andata con i miei amici di sempre, li ho raggiunti, ma sono praticamente il gruppo di amici più stretti che ho a Tokyo, a mangiare per la prima volta, per me, non per loro, perché questo è uno dei loro ristoranti preferiti, un ristorante malese. Hello everybody! Wow!
Il cibo malese è molto diverso da quello giapponese, ha delle spezie, dei sapori diversi. Abbiamo provato tante cose, cioè io almeno ho provato tante cose. Questo per esempio era un involtino con del pesce, delle spezie, poi ho provato del riso, delle zuppe. Vabbè, un sacco di cose. Una cosa figa di questo posto è che praticamente non c'è un menù. Cioè sicuramente c'è, però nessuno di loro l'ha mai visto questo menù, perché tu vai lì, dici alla proprietaria slash cuoca quello di cui hai voglia e lei te lo cucina. A questo punto, dopo la mia seconda cena, stavo già scoppiando, ma abbiamo deciso di andare a fare una specie di un piccolo dopo cena in un altro ristorante di ispirazione italiana slash italiano. Il locale era piccolino ma carinissimo, con un'atmosfera dentro fighissima, con la cucina a vista. Lui, il proprietario, fa tutto, ti cucina davanti, prende le prenotazioni, serve. Non spoilerò troppo perché sto preparando un video in cui provo vari ristoranti italiani a Tokyo, quindi vi faccio solamente vedere un pochino com'è andata la serata. Abbiamo mangiato altre cosine per provare appunto la sua cucina, ma ragazzi è stata una bella serata. E come sempre non ho una fine per questo vlog, però ci tengo a ridire una cosa che in parte ho già detto prima. Per me questo viaggio è sì rivivermi la mia Tokyo, perché mi piace, perché mi fa stare bene, perché ho i miei posti a cui sono un po' legata, ma è anche rivivermi le persone che stanno qui a Tokyo. Quindi più che esplorare nuove città, che sì mi piacerebbe tantissimo, però siccome lavoro non ho tantissimo tempo, cioè tutta la giornata fuori per farmi dei giorni, delle vacanze di 3-4 giorni, per me è più importante magari riandare in un posto del cuore con i miei amici del cuore a Tokyo. Comunque, se vi è piaciuto il video, grazie, iscrivetevi, lasciatemi un commento, fatemelo sapere. A presto!